Fred Fin Radio dalla 20ª edizione di Alice nella città. Oggi sono in compagnia di Paolo Strippoli, Fabrizio Rongione, Cristiana Dellanna, Francesco Gheghi e Leon Faun, regista e attori del film Piove in Panorama Italia. Come nasce l'idea di raccontare la rabbia di una società, però attraverso la lente di una famiglia soltanto e tutto in chiave horror? Allora, in chiave horror perché secondo me l'horror è il genere che più si presta a raccontare la società contemporanea e lo fa con un filtro di genere che quindi serve anche a intrattenere e quindi se il pubblico viene intrattenuto mentre gli viene detto quello che sta succedendo oggi, forse può assimilarlo in maniera più facile. Io penso che sia il genere per elezione, per raccontare il genere politico per elezione del cinema. E in realtà l'idea di spostare il fuoco su questa famiglia e non sul mondo circostante, proprio mettere questa lente di ingrandimento su questo padre e questo figlio, arriva nell'ultima stesura. Volevamo che il film, nonostante la grandezza di ciò che accade, anche la pericolosità sociale di questo fenomeno atmosferico che fa impazzire le persone, volevamo che il film rimanesse un film intimo, che anche alla fine del film uno potesse uscire con questa sensazione: ho visto un dramma familiare, certo c'è l'horror dentro, ma è la storia di un padre, di un figlio che guardano in faccia l'oscurità. Ero curiosa invece di chiedere agli attori se avete notato delle differenze di approccio in questo film horror rispetto ad altri film in cui avete lavorato. Approccio sul set. Sul set? Sì, oltre anche semplicemente la maestranza del trucco che ti permette di differenziarti nel film. Infatti io ho una cicatrice, Ne più di una. più di una. L'horror ti dà la possibilità, il genere dell'horror, come comunque il fantastico, ti dà la possibilità di attingere ad emozioni che non esistono, e a differenza di tanti altri generi. Paradossalmente questo film e l'horror ti dà la possibilità, soprattutto in questo film, ti dà la possibilità di raccontare il fantastico in una maniera così vera, così reale, che poi non è molto lontana da quello che viviamo noi tutti i giorni, perché basta appunto, come diceva Paolo, andare per strada, come diceva Fabrizio, tra le macchine e sentire la rabbia che cresce, la violenza. Io a volte ho 20 anni, ho paura di uscire in determinati luoghi di Roma e io a 20 anni dovrei essere libero di essere me stesso, di andarmi a divertire e stare tranquillo, non aver paura per me, per i miei amici, per la mia ragazza. Questa cosa è assurda e quindi questo mi sono un po' perso nel racconto. Però raccontare, fare un film horror, che differenza, che cosa ci hai trovato di diverso rispetto ai tuoi film precedenti? Intanto l'ho amato fare perché da attore appunto è diverso. Poi c'è proprio un Sì, tecnicismo diverso. un approccio alla scena completamente differente da. Per esempio, beh, sempre purtroppo spoilerando, ma non posso fare altrimenti, sennò non dovrei dire nulla assolutamente, però fare la presenza inquietante, ecco, è completamente diverso, chiamiamola così. No, perché mi piace perché ho utilizzato le uniche parole per non dire esattamente che cos'è nel film, quindi è studiata la cosa. È particolare, cioè anche soltanto dire mettiti qua. In quest'angolino, fai la faccia scura e basta. E anche solo questo, perché appari per un nanosecondo e sai che quella frazione di secondo avrà un effetto terrificante su chi per un attimo la coglie, un po' come la pubblicità subliminale, che tu improvvisamente hai una voglia perché ti è passato quel fotogramma di quel prodotto particolare. No, no, sto scherzando. In No, però. realtà però è questo, cioè ragionare su
non tanto sul personaggio, ma sul tecnicismo dietro quel personaggio incastonato nella storia, innanzitutto fa un lavoro straordinario, secondo me, sull'ego del personaggio in sé, che diventa finalmente una cosa sola con la storia e ci si dimentica, come spesso accade, insomma, ognuno diventa protagonista di un, invece no, è la storia che è protagonista. E allora, ribaltando un attimo i piani di racconto personale, e allora ecco, forse è questo che maggiormente rispetto al resto prende forma sul set di un film di genere come quello d'oro. Poi tutto estremo, è tutto più estremo. Cioè, sembra niente, ma comunque tutte le emozioni sono estreme. Cose che magari in una storia, diciamo, classica, magari c'è quel momento, il climax, dove magari il protagonista o la protagonista si mette a piangere. Invece in un horror, come il trucco è estremo e anche le emozioni sono estreme. Sì, e forse sono anche meno complesse, nel senso che un personaggio può essere complicato, avere più emozioni in un colpo solo, invece qua si ragiona sui sentimenti presi singolarmente. Sì, perché sono proprio dei sentimenti di base, non la paura, è tutto la più tristezza, disegnato, tutto più disegnato, o almeno sì. Molto spesso lo è. Ci vuole una grande tecnicità, sia per il trucco che per magari gli attori. Anche perché quando si recita ci si trasforma, e la cosa bella, secondo me, è trasformarsi nella trasformazione, no? Perché tipo il trucco è... Questa ce la rivendiamo. È questa, sui bigliettini della fortuna vicini. Comunque basta pensare che la sezione miglior trucco agli Oscar è stata fatta da Grazie Lupo Mannaro Americano a Londra, sempre per citare, sì. Che era un film horror, è nato perché bisognava premiare quella cosa in qualche modo, quindi esatto. Cioè è nato questo. Nella categoria? Assolutamente. Lo sapevo, bellissimo. Ti giuro, io sono fissato con le cose. E io ringrazio Paolo Strippoli, Fabrizio Rongione, Cristiana Dell'Anna, Francesco Gheghi e Leon Faun, registi e attori del film Piove in Panorama Italia, da Alice nella città, 20ª edizione. Io sono Federica Scarpa per Fred, The Festival Insider.